Cari fratelli e sorelle, buona domenica, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa domenica narra la cosiddetta parabola del figlio prodigo. Essa ci porta al cuore di Dio, che sempre perdona con compassione e tenerezza. Sempre. Dio perdona sempre. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono, ma Lui perdona sempre. Ci dice che Dio è Padre, che non solo raccoglie, ma gioisce e fa festa per il suo figlio, tornato a casa dopo aver dilapidato tutti gli averi. Siamo noi quel figlio, e commuove pensare a quanto il Padre sempre ci ami e ci attenda. Ma nella stessa parabola c'è anche il figlio maggiore, che va in crisi di fronte a questo padre e che può mettere in crisi anche noi. Infatti dentro di noi c'è anche questo figlio maggiore e almeno in parte siamo tentati di dargli ragione. Aveva sempre fatto il suo dovere, non era andato via da casa, perciò si indigna a vedere il padre riabbracciare il fratello che si era comportato male. Protesta e dice: ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. Invece, per questo tuo figlio, addirittura fai festa. Non ti capisco. È lo sdegno del figlio maggiore. Da queste parole emerge il problema del figlio maggiore. Nel rapporto con il padre, egli basa tutto sulla pura osservanza dei comandi, sul senso del dovere. Può essere anche il nostro problema. Il nostro problema con noi e con Dio. Perdere di vista che Lui è padre e vivere una religione distante, fatta di divieti e doveri. E la conseguenza di questa distanza è la rigidità verso il prossimo, che non si vede più come fratello. Nella parabola, infatti, il figlio maggiore non dice al padre «mio fratello», no, dice «tuo figlio», come dicendo «no, non è mio fratello». E alla fine proprio lui rischia di rimanere fuori di casa. Infatti, dice il testo, non voleva entrare, perché era l'altro. Vedendo questo, il padre esce a supplicarlo. Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Cerca di fargli capire che per lui ogni figlio è tutta la sua vita. Lo sanno bene i genitori, che si avvicinano molto al sentire di Dio. È bello che dice un papà in un romanzo: quando sono diventato padre ho capito Dio. A questo punto della parabola il padre apre il cuore al figlio maggiore e gli esprime due bisogni che non sono comandi ma necessità del cuore. Dice così: bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Vediamo se anche noi abbiamo nel cuore i due bisogni del padre: far festa e rallegrarsi. Anzitutto far festa, cioè manifestare a chi si pente o è in cammino, a chi è in crisi o lontano, manifestare la nostra vicinanza. Perché bisogna fare così? Perché questo aiuterà a superare la paura e lo scoraggiamento che possono venire dal ricordo dei propri peccati. Chi ha sbagliato spesso si sente rimproverato dal suo stesso cuore. Distanza, indifferenza e parole pungenti non aiutano. Perciò, secondo il padre, bisogna offrirle una calda accoglienza che incoraggi ad andare avanti. Ma padre, questo ne ha fatto tante. Calda accoglienza. E noi facciamo così?
Cerchiamo chi è lontano, desideriamo far festa con lui. Quanto bene può fare un cuore aperto, un ascolto vero, un sorriso trasparente, fare festa, non far sentire il disagio. Il padre poteva dire: va bene figlio, torna a casa, torna a lavorare, vai nella tua stanza, sistemati al lavoro. E questo sarebbe stato un perdono buono. Ma no, Dio non sa perdonare senza fare festa. E il padre fa festa. La gioia che ha perché è tornato il figlio. E poi, secondo il padre, bisogna rallegrarsi. Chi ha un cuore sintonizzato con Dio, quando vede il pentimento di una persona, per quanto gravi siano i suoi errori, si rallegra. Non rimane fermo sulle sbagli, non punta il dito sul male, ma gioisce per il bene, perché il bene dell'altro è anche il mio. E noi sappiamo vedere gli altri così? Mi permetto di raccontare una storia finta, ma che fa vedere il cuore del padre. C'è stata una opera pop, 3-4 anni dietro, sull'argomento del figlio prodigo e tutta la storia. E alla fine, quando quel figlio decide di tornare al padre, confronta con un amico e gli dice: sai, io ho paura che mio padre mi rifiuti, che non mi perdoni. E l'amico consiglia: mandale una letterina a tuo papà e digli: padre, sono pentito, voglio tornare a casa, ma non sono sicuro se te sarai contento. Se tu vuoi ricevermi, per favore, mette un fazzoletto bianco sulla quella finestra. E poi cominciò il cammino. E quando era vicino alla casa, quando fece il cammino, fece la curva, ebbe di fronte la sua casa. E cosa ha visto? Non un fazzoletto, pieno di fazzoletti bianchi, tutte le finestre, tutto. Il padre ci riceve così, con pienezza, con gioia. Questo è nostro padre. La Vergine Maria ci insegna ad accogliere la misericordia di Dio, perché diventi la luce in cui guardare il nostro prossimo. Angelus Domini, nunc habet Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. C'è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell'impegno di domani, perché se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia. Prego per ogni responsabile politico di riflettere su questo, di impegnarsi su questo e, guardando alla martoriata Ucraina, di capire come ogni giorno di guerra peggiora la situazione per tutti. Perciò rinnovo il mio appello. Basta. Ci si fermi. Tacciano le armi, si tratti seriamente per la pace. Preghiamo ancora senza stancarci la regina della pace, alla quale abbiamo consacrato l'umanità, in particolare la Russia e l'Ucraina, con una partecipazione grande e intensa, per la quale ringrazio tutti voi. Preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi, romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. In particolare saluto i fedeli provenienti dal Messico, da Madrid e da León, gli studenti di Pamplona e di Huelva, i giovani di vari paesi che hanno vissuto un periodo di formazione all'Oppiano. Saluto i parrocchiani di Nostra Signora di Valme in Roma e quelli di San Giorgio in Bosco, Bassano del Grappa e Gela. I crescimanti di Frascati e il gruppo Amici di Zaccheo di Reggio Emilia, come pure il comitato promotore della marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità, venuto con una scolaresca per rinnovare l'impegno di educazione alla pace. E saluto i partecipanti alla Maratona di Roma. Quest'anno, per iniziativa di Atletica Vaticana, numerosi atleti sono stati coinvolti in iniziative di solidarietà con le persone che in città vivono nel bisogno.
mi congratulo con voi. Proprio 2 anni fa, da questa piazza, abbiamo elevato la supplica per la fine della pandemia. Oggi l'abbiamo fatto per la fine della guerra in Ucraina. All'uscita della piazza vi sarà offerto in omaggio un libro realizzato dalla Commissione Vaticana Covid-19 con il Dicastero della Comunicazione per invitare a pregare nei momenti di difficoltà, senza paura, avendo sempre fede nel Signore. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.